Amici Peaceman, ben ritrovati su Araxan Channel. Finalmente torna il capitolo, è il capitolo 1012 e finalmente si parla di altro che non sia il tetto. Ma prima di parlare del capitolo, ricordo che questa settimana è uscita la top 100 dei personaggi più amati di One Piece nel mondo. Sul canale trovate un video a riguardo. In ogni caso vi faccio un piccolo recap dei primi 10 a livello mondiale. Al decimo posto abbiamo Sabo, seguito da Ace al nono posto, Carrot è all'ottavo posto, Boa Hancock al settimo posto, la meravigliosa archeologa Nico Robin al sesto posto, Trafalgar di Waterloo al quinto posto, il cuoco Sanji al quarto posto, la navigatrice nota come Navignotta al terzo posto, lo spadaccino sempre più vice capitano al secondo posto e al primo posto l'unico, l'insuperabile, il più amato, il nostro capitano Monkey D. Luffy. Un applauso ragazzi. E visto che anche questa è fatta, parlo brevemente della cover che, diciamocelo, è una cover a richiesta indecente, ma vi dirò comunque una piccola chicca a riguardo, che non appare in quasi nessuna traduzione e sono andato apposta a cercarla per voi. Sulla maglia di Kid è scritto assi tridimensionali e per la cover è tutto, linea allo studio! Sì, bentornati ragazzi, eccoci qui a parlare del capitolo. Prima però di entrare nel vivo del capitolo, vorrei parlare brevemente del titolo, che a seconda delle traduzioni è stato tradotto come prurito o formicolio. Sicuramente perché in giapponese questo prurito sta anche per dolore, oltre che per fretta, fastidio, impazienza. Infatti abbiamo Kiku e Izo che parlano di prurito dovuto al braccio mancante. Kiku dice che ha avuto più prurito quando il fratello l'ha abbandonato. Il prurito, inoltre, è un tema che si ripete in tutto il capitolo. Sanji che prende ordini da Law, da Kawamatsu, e Zoro, mezzo addormentato, ha prurito, gli rode. A Yamato prudono le mani per la fretta di combattere, a Big Mom prudono le mani quando Tama viene picchiata da Ulti, a Ulti prudono le mani perché Page One è stato picchiato da Big Mom, a Nami prudono le mani perché Ulti ha picchiato la piccola Tama. Potremmo definirlo un capitolo Rosic o Deli Melloniano, quindi Sanji-centrico. E ora che le barzellette sono finite, parliamo finalmente del capitolo! E ora dividerò il capitolo in tre grosse parti. Da un lato abbiamo i Foderi Rossi e Momonosuke, poi Zoji, ovvero la fusione tra Zoro e Sanji, palesemente umiliati, ed infine, ma non per importanza, Nami alla riscossa! Oda prosegue nell'affidare un compito ad ogni membro dei Foderi Rossi nella grande battaglia di Onigashima. Si chiudono alcuni cerchi. Kiku, che ha viaggiato nel tempo con Kinemon, Raizo, Kanjuro e Momonosuke, si occuperà di chiudere definitivamente con Kanjuro, diventato Kanjuda. Dall'altra, Kinemon decide di cercare Momonosuke, scelta che mi è piaciuta molto in quanto possiamo considerarlo il suo secondo padre. Nekomamushi, o Gatto Vipera, viene informato riguardo la morte di Pedro e anche lui sente che gli prudono le mani e si lancia alla ricerca di Perospero. Piccolo focus su Momonosuke che apre il giornale di bordo di Oden. Ci sarà qualche cosa che non sappiamo? Sicuramente sì, ma Oda cambia la scena, così per restare in tema capitolo, anche noi abbiamo quel formicolio. Ora, come da programma, affrontiamo la seconda parte, quella su Zoro e Sanji. Che non è vero che sono umiliati. Voglio fare con voi un passo indietro e tornare alla saga di Punk Hazard, il lontano capitolo 687. Zoro ha appena tagliato Monet con il Daishinkan e abbiamo l'intervento di Tashigi. Zoro sfrontato, sfacciato, tratta Tashigi da inferiore e Tashigi ha un certo prurito. Perché quando sei Zoro puoi e chi è inferiore può solo provare prurito. Voglio ora descrivere il rapporto Zoro-Sanji, un rapporto che nasce nella saga del Baratie. La loro rivalità poi si sviluppa a Little Garden, quando devono riportare il dinosauro più grande. Chi ha vinto non lo sapremo mai e interessa solo ad un lettore maturo. Zoro e Sanji sono sì rivali, ma anche amici. Sono
sono opposti e uguali, come due facce della stessa medaglia. Sissangi rappresenta il cavaliere delle fiabe, un rapporto adolescente e sognatore con le donne. Zoro rappresenta il samurai, un rapporto più adulto e maturo con le donne, trattandole come pari. Zoro più volte si preoccupa per Sanji. Lo vediamo sul treno marino, lo vediamo a Zou quando ascolta da fuori la casa di Nekomamushi cosa è accaduto al nostro cuoco e Luffy dice: «Sei preoccupato per Sanji?» Ma questo rapporto è reciproco. Sanji non vuole che i fratelli Rischi vadano a spifferare cosa ha fatto Zoro a Thriller Bark per salvare il suo capitano. Sanji, a Punk Hazard, ragguaglia il G5 su Zoro, parlando del lato tenero del nostro spadaccino. Poi, questo però forse è solo un'opinione personale, trovo che le gag più divertenti di tutto il manga sono legate proprio a questo rapporto conflittuale tra Zoro e Sanji, un rapporto cane-gatto. Ma come si fa a non amare entrambi? Sapete, il rapporto Zoro-Sanji è conflittuale bene o male in tutto il mondo, ma i picchi che raggiunge in Italia, soprattutto da parte di alcuni sanjisti, è imbarazzante. Che si preferisca un personaggio dei Mugiwara ad un altro, come ho già detto nel video One Piece Manga e Oltre, è comprensibile, ma quello che spesso leggo, sento, qui nel nostro bel paese, credetemi, finché sono troll, ci rido, ma molti non lo sono purtroppo. In ogni caso, basta divagare, penso che ho riassunto a sufficienza il rapporto tra Zoro e Sanji e vi ho spiegato la filosofia di Zoro citando un pezzo del capitolo 687. Torniamo ora al presente. O meglio, circa 10 minuti prima, Law, con la Room, si è teletrasportato dove Sanji, che fino ad ora nella grande battaglia non ha fatto molto. All'inizio della battaglia, usando il suo power-up, la Red Suit, che gli è stata donata dai parenti che odia, salva in tempo Momonosuke, che era stato messo in croce. Dopodiché è stato catturato come un salame e messo anche lui in croce da Black Maria. Viene salvato da Robin e Brooke riprendendo la sua corsa, fino a quando non si imbatte appunto in Law. Law, che ha come obiettivo diverso dall'occuparsi di Zoro, deve andare a aiutare Kid contro Big Mom e quindi affida Zoro a Sanji, ordinandogli di occuparsi di Zoro. Abbiamo qui un Zoro buffissimo, una parodia della sua prima apparizione e del Zoro curato da Perona. Sanji, dopo le finte proteste del tipico adolescente, esegue l'ordine di Law e ne approfitta per capire cosa ha ridotto il suo amico in quello stato. Una volta fatto diventare Zoro la sua croce in tutti i sensi, se lo porta dietro e da adolescente si lamenta dicendo che deve trovare un posto dove lasciarlo. Ma scusate, non poteva lasciarlo dove l'ha bendato? A me non sembrava un posto pericoloso, visto che ha avuto il tempo addirittura di curarlo, quindi non fatemi ingannare. Ma andiamo avanti. Dopo la spada Tempesta di Nasi abbiamo la spada Zoro. Zoro, vera croce di Sanji. La croce. Un simbolo che spesso viene usato da Oda. Nella prima apparizione di Zoro abbiamo Zoro messo in croce. Qui a Wano abbiamo anche Yasuo e Momonosuke, lo stesso Sanji, messo in croce. Anche Doflamingo era stato messo in croce. Mihawk ha una croce pugnale attorno al collo e vive su un'isola in cui è presente un'enorme croce di legno. Insomma, Oda ama mettere le croci in giro. E chi se non Zoro poteva essere la croce del nostro Sanji? Gag meravigliosa che non poteva non strappare qualche risata. A meno che voi non siate insensibili e, per citare Gigi Buffon, avete un bidone al posto del cuore. Ovviamente scherzo, eh? Durante la sua corsa, Sanji, davvero maratoneta come vedete nella vignetta 1, si imbatte in Kawamatsu e gli dice che stava andando da Momonosuke. Si vede, sempre nella vignetta 1, che Zoro sta tranquillamente dormendo. Direi che dopo tutto quello che ha fatto a Wano, e che non sto qui a riassumere tutto, se no rischiamo di parlarne fino a domani, dato che potete anche leggerlo nel manga, un piccolo riposino Zoro se lo è strameritato. Kawamatsu spiega a Sanji che il suo piano è inutile, e ci sta pensando Kinemon. E qui passiamo alla vignetta 2. Sanji è ancora perso, non sa cosa fare e dove andare. Al momento corre in mezzo al campo di battaglia portandosi un Zoro dietro, cercando di evitare che quest'ultimo prenda altri colpi. Legato come un sacco di patate, direi che è difficile, ma mai dire mai. A Whole Cake non fosse stato per la famiglia Vinsmo che tutti i 1000 aiuti ricevuti dai Pirati del Sole, e non solo, il nostro capitano, nonché di Luffy, sarebbe morto.
ma non voglio rivalgare il passato. Ora sicuramente Sanji è più maturo e sarà in grado di proteggere Zoro fino a quando dovrà farlo. Mentre dorme, il sonno del vice capitano, che sballottato capisce che Sanji, ancora una volta indeciso, gli dà un semplice ordine e poi ricade in un sogno profondo. Mi ha fatto tornare un po' alla mente la saga di Skypiea, quando Luffy imita Zoro e fa che succede? Sanji dice poi la verità, bastardo, perché gli ha dato un ordine, e poi dorme di nuovo. Zoro è proprio un bastardo, nel senso buono, ed è proprio questo che piace e che ci fa piacere entrambi. Tuttavia Zoro, se ripensate al capitolo 687, capirete che quando fa così con qualcuno è perché si ritiene superiore. Ciao Deli Mello! E ora passiamo all'ultimo, ma non per importanza, appunto, quello riguardante Nami. Nami. Conosciamo tutti il suo amore per i mandarini di Belmer e per il denaro. Potremmo confrontarla all'amargo o fuggico di Lupin III. Eppure la nostra giovane e bella navigatrice è molto di più. Come insegna Bud Spencer, non si toccano i bambini. Nami sarebbe ancora scappata a lungo, ma hanno infranto uno dei suoi punti saldi. Hanno picchiato un bambino, la nostra piccola Tama. Usopp, come ha sempre fatto, vuole ancora scappare. Nami no, è furibonda. Una rabbia folgorante di Nami che chiude il capitolo, rubando la scena a Big Mom, che stava anche lei per entrare in azione. Come avevo detto nel precedente video, si avvicina il power-up di Nami e sarà Zeus che, guarda caso, è nei paraggi e sta andando da Big Mom. Coincidenza? Io non credo. Direi che sommariamente abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo capitolo divertentissimo. Possiamo però aggiungere due cosine. Oda, attraverso questi capitoli, sta piano piano finendo di piazzare le pedine sulla scacchiera e penso che proseguirà anche nel prossimo. Al momento i tre scontri ufficiali che voglio vedere sono Franky contro Sasaki, Jinbe contro Wuzhou e Nico Robin contro Black Maria. E voi? Qual è la vostra top 3 di quelli che sono stati ufficializzati? Se avete altre domande, fatemele pure nei commenti qui sotto e vi risponderò molto volentieri. Amici Peacemen, siamo ormai giunti agli sgoccioli di questo video, anche perché non ci sono meme per ora. Vi ricordo che sia sulla pagina di One Piece Backstage Italia che sulla mia pagina personale Araxan troverete mano a mano informazioni riguardante l'evento Star Comics Road 200. Questo evento ci accompagnerà dal volume 98 al volume 100 di One Piece. Se siete impazienti, necessitate di maggiori informazioni e volete preordinare, vi consiglio di contattare la Tana del Nerd, la migliore fumetteria di Bisceglie gestita da Giacomo Ferrucci, un vero appassionato. Vi ricordo che ho messo Instagram, iscrivetevi anche lì, vi aspetto. Trovate i link nella descrizione qui sotto. Saluto e ringrazio, come sempre, tutti gli iscritti, tutti coloro che vedranno il video, tutti coloro che metteranno un like e anche tutti coloro che commenteranno. E ovviamente saluto come sempre il Circolo del Leoncino, veri massoni! Se siete arrivati fin qui, commentate con l'hashtag Zoji. Ripeto, hashtag Zoji. Ami One Piece, condividi questo video. I Luppi Team cercano editors. Cosa sono gli editors? Semplicemente sono persone che puliscono le scan utilizzando programmi di ritocco immagini e vi inseriscono dentro i testi. In pratica, fanno il lavoro sporco assieme ai traduttori, permettendoci di leggere ogni volta i capitoli di One Piece e non solo. Per sostenere il canale, pollice in su e... ci vediamo al prossimo video, ciao!